Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio vi dà appuntamento tutti i mercoledì alle ore 20 su Canale Italia 84 del Digitale Terrestre con Scratch, settimanale di ciclismo. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com. Amici di Scherzi, ben ritrovati, puntata veramente straordinaria, con un fine settimana importante, con la Bassano-Montegrappa. Insomma, veramente quando si parla di gare, questa è una gara simbolo nell'Italia che conta, nell'Italia che conta nel ciclismo. Ma le felicitazioni sono di rito, perché in questi giorni si è laureato il dottor Andrea Lazzaro, pensate voi, fratello di Lenia Lazzaro. E allora dico sempre che quando in una famiglia c'è un laureato, in quella famiglia nasce un piccolo rinascimento e quindi penso siate contenti. Beh, sicuramente, insomma, è andata bene, ha fatto meglio di me, quindi 110 e lode in giurisprudenza, bravo. Padova, che dicono sia tra le più università, sì. più ostiche, insomma. Assolutamente sì, adesso aspettiamo l'altro fratello così poi siamo a posto. Benissimo, complimenti a tuo fratello, ma i complimenti vanno anche al team di Zappa Cenere, Christian Bon, e pensate, il regista Nazareno Balani, che è proprio la mostra del cinema di Venezia, verranno premiati per un bellissimo docufilm con, diciamo, la tematica sulla Ca del Poggio. E quindi anche qua, voglio dire, sono le intelligence, le eccellenze che hanno gravitato in questi ultimi anni con Scratch, e noi ne siamo orgogliosi di dare questa notizia e li abbracciamo fraternamente, ma con grande, grande gioia. Poi adesso, dopo le belle notizie, ne diamo una un po' più bruttina. Intanto ringraziamo qua il nostro caro amico Massimo Ghirotto. Ciao Massimo. Buonasera, buonasera. Allora, grazie, noi siamo stati l'invito. Dei gentiluomini, e anzi gentildonne. Sapevamo un po' della notizia, non abbiamo voluto fare scoop perché tanto non servono a niente, anzi il silenzio, diciamo, che a volte potrebbe essere anche lenire e far capire che potrebbero succedere le cose diverse. Non è accaduto. La Bianchi, nel panorama del mountain bike, non ci sarà più. Questa è una brutta notizia per noi e per tutto, credo, il movimento. Beh, sì, una notizia che all'inizio stagione un po' si era percepita con l'arrivo del nuovo amministratore delegato della Bianchi, ma abbiamo sempre pensato, io e il presidente Gimondi, di poter in qualche modo mettersi a discutere. E questo non è successo, ovviamente queste sono scelte aziendali che vanno rispettate, e personalmente ho un contratto che termina il 31 dicembre 2019, quindi di fatto io porterò avanti la mia stagione con grande impegno, con i ragazzi che andranno avanti sicuramente, lo stanno dimostrando sui campi gara, e quindi non si è potuto in qualche modo trovare un punto d'incontro. E non è stato bello, perché dopo 20 anni, 29 anni di storia di questa società, che ha vinto praticamente tutto nella storia, vorrei ricordare i nomi, ma sarebbe talmente lunga la lista che perderei del tempo per la vostra trasmissione. E c'è un po' di tristezza, certamente. Viene a mancare un riferimento su quello che è il panorama del mountain bike e del ciclocross, perché noi comunque eravamo impegnati anche su questo. Siamo sempre stata una società che ha lavorato molto sui giovani e lo stiamo tuttora facendo, e poi quando arrivavano ad essere dei campioni, a quel punto li lasciavamo andare, come è giusto che sia, perché poi gli ingaggi erano notevolissimi. Ma comunque ho dei grandi ricordi, ne ho tantissimi, e mi viene ancora un po', come dire, la pelle d'oca a pensarci, ma questo è. Mi pare di capire che gli stessi atleti fino a fine anno onoreranno la casacca. Sì, sì, certamente, loro fino al 31 dicembre onoreranno,
e vedremo poi che calendario andremo a fare anche nel ciclocross, e questo lo dobbiamo ancora decidere. La mia è una domanda che ti darà anche un'altra risposta, e la do io al posto tuo a coloro che hanno preso questa decisione. Ognuno a casa sua fa quello che vuole, e quindi noi diciamo la libertà di ognuno. Però faccio un riferimento a queste persone che, se credono che il ciclismo conti ancora qualcosa e gli uomini del ciclismo contino ancora qualcosa, se facciamo copia e incolla con il calcio, io credo che abbiamo testimonianza che in quell'altro sport, dove ci sono i primi cigoli, i giocatori non si presentano agli allenamenti, fanno i facchios e mettono i bastoni tra le ruote piuttosto che far riemergere la società. In questo caso spero, da questi microfoni, che le persone che hanno preso questa decisione possano veramente incassare quello che questi giovani, pur non guadagnando cifre esagerate, ci mettono l'impegno, perché hanno creato degli uomini ed è stato merito vostro. E quindi disperdere questo patrimonio credo che valga la pena rifletterci, non una volta ma 100 volte. Questo credo che sia, credo, senza far polemiche, Elenia, uno fa quello che vuole, però credo che aver investito per 29 anni, e questo quello che metto lui, fino a fine anno faranno gli uomini d'onore, come credo, perché conosco anche Coledani, mi fa riflettere tanto. Vuol dire aver educato dei bimbi e lasciarli andare per niente. Beh, sicuramente è un tassello importante del mountain bike a livello italiano e internazionale, che viene a mancare, a mio avviso, seguendo un po' l'andamento che c'è in Italia, si sentirà assolutamente la mancanza, certo, di una squadra simile, perché è stata la prima squadra, tra l'altro, strutturata a fare la Coppa del Mondo proprio come i teams a livello internazionale. Quindi comunque è una mancanza, a mio avviso, molto grave un anno prima delle Olimpiadi, sì, perché poi ci ricordiamo della mountain bike solo quando ci sono i giochi olimpici, ma rendiamoci conto che arriviamo come Italia ai giochi olimpici con dei ragazzi che veramente possono cercare di vincere un'Olimpiade o comunque, certo, arrivare davanti. Quindi a mio avviso diciamo che sicuramente non è che il movimento ne risentirà, ecco, di questa mancanza. Io spero che magari entri qualche altro marchio nuovo, che quindi Massimo riesca eventualmente a fare una squadra diversa, anche perché comunque gli atleti che in questo momento poi si ritrovano a piedi e devono far conto anche su questo, insomma. Ma, Massimo, cos'è la mountain bike che sta pagando prezzo, dazio, bene o male disciplina olimpica? Voglio capire, insomma, perché la disciplina olimpica dà da sé il fatto che dopo 4 anni quelli che hanno investito tirano il cassetto se si sono comportati bene, se hanno portato in alto quel nome piuttosto che quell'altro. Mi pare che nel panorama italiano non siamo messi male nella mountain bike. No, ma mi pare assolutamente che i numeri del fuoristrada a livello tesseramenti federali parlano numeri importanti, siamo attorno al 40%, quindi vuol dire, se poi dividiamo che c'è il settore pista, che c'è il settore strada, dove noi siamo sempre storicamente i più forti nel mondo del dilettantismo e del professionismo, certo, cioè questi sono numeri che fanno ben sperare. Credo che si sia chiuso un ciclo, ma quando è vero che si chiude un ciclo, magari fra qualche anno se ne aprirà un altro. Non è detto. Io me lo auguro, spero tanto che comunque la strada non sia, diciamo così, complice di queste strategie, perché la strada ha una crisi oggettiva, perché lo vediamo tutte le domeniche, non so, sempre tutte le Bassano Montegrappa, tantissime gare, scusatemi, sono anonime, il giro del campanile, non c'è nessuno che le guarda. E la strada in questo momento, adesso Nicola, vediamo anche il pago, ma sì, la strada in questo momento vanno solo i professionisti, tutto il resto di cosa parliamo? Cioè adesso c'è stata questa polemica di questa sala stampa vuota per la Vosca, a mio avviso è stata una vera vergogna, perché poi tutti sono basiti di quello che è successo, però sono i primi che quando è da dare una mano al ciclismo femminile non lo danno, quindi bisogna anche essere meno ipocriti e dire le cose come stanno, cioè delle donne, della mountain bike non gli interessa niente. Ti a nessuno. Faccio una domanda, perché certo. No, poi finisco il discorso, perché se no ieri, sì, all'indomani di un campionato italiano ci dovrebbero essere state delle pagine sui giornali, invece non c'erano. Però e in quindi questo perché momento di social, in questo momento di social, io lo chiedo a te perché sei dentro il mestiere, ogni società o ogni evento ha un addetto stampa. Quell'addetto, sì, stampa copia e incolla lo dà a tutti.
Non è più come una volta che ognuno, ogni giornalista doveva scrivere per la sua testata e faceva numero e faceva massa critica. Anche questo bisogna tenerne conto però, perché è chiaro che il giornalista... Ma i giornalisti non si muovono, gli addetti stampa, Nicola, sono nati perché i giornalisti non si muovono più, non viene più nessuno a vedere le corse. Tutti aspettano la pappa pronta, fanno copia e incolla, che tra l'altro dal punto di vista deontologico non si potrebbe fare, questo continuo a ribadirlo, perché dovrebbe esserci anche una... ti arriva il comunicato stampa, dovresti farlo tu l'articolo. Certo. Ma se non arriva il ma per fortuna che ci sono gli addetti stampa, perché le gare su strada che stanno morendo, perché non hanno neanche quello, perché aspettano ancora il giornalista che viene là a fare l'articolo, ma non si muove più nessuno, non si muovono per la Voss, parlo di Marianne Voss, che ha fatto veramente la storia del ciclismo femminile, nell'unica gara della ASO importante, all'interno del Tour de France, quando ci sono, non so, più di 200 giornalisti accreditati, non ce n'è uno che è andato in sala stampa a ascoltare la Voss quel giorno lì, erano tutti lì, certo. Non è che erano in giro. Strada. Figurati se vengono alle corse, di però cosa parliamo? Nel mountain bike oppure nel ciclocross questo non succede, mi pare che ci sia abbastanza più, io mi ricordo quando sei stata tu anche nell'esterna dei campionati del mondo. Sì, ma sicuramente, ma la mountain bike all'estero fa più audience del ciclismo su strada, perché Red Bull sta producendo tutte le dirette di Coppa del Mondo, i numeri a livello online, è solo qui che non la fanno vedere in televisione. Beh, intanto questo è il problema. Ci trasferiamo ad Alpago, no? Sì. Vediamo l'highlight del sabato, poi dopo... Del venerdì e del sabato. Sabato. Tu mi commenterai proprio i campionati italiani, sì. No? Bella gara. Ci sono stati i titoli Team Relay il venerdì, esatto. E poi tutti i titoli il sabato. Ma me la commenti? Sì. Allora, andiamo in onda. Parti di slancio. Contrasta la fatica. Ritrova le forze. Pro Action. Integratori per lo sport. Il fine settimana dedicato ai campionati italiani mountain bike a Lamosano di Chiesa d'Alpago in provincia di Belluno si è aperto oggi con la gara a squadre, il Team Relais. La prima gara in programma è quella dedicata alle categorie esordienti ed allievi, dove a vincere è il team valdostano XCO Project davanti al Focus XC Italy Team ed al Melavi Focus Bike. La seconda gara di giornata è dedicata alle categorie agonisti e master. Parte con i favori del pronostico il team KTM Protec Dama con Emanuele Uez, Letizia Motalli, Serena Calvetti, Domenico Valerio e Mirko Tabacchi. Sfortuna per il team Lapierre Trentino che è vittima di una foratura. Alla fine il campionato italiano Team Relais va al team KTM Protec Dama, seguito dal team Pavan Freebike, terzo posto per il team Lapierre Trentino. Domani la giornata più attesa con i campionati italiani cross country. Siamo tutti alla Top Dolomite il 7-8 settembre.
dal Pago ha ospitato questo weekend i campionati italiani assoluti di mountain bike, specialità cross country, in un percorso già rivisitato rispetto ai campionati europei di qualche anno fa. Lo scorso anno l'avevamo visto questo percorso molto molto tecnico, molto molto duro, con parecchio dislivello nella gara degli internazionali d'Italia. Con la sintesi andiamo sulla gara juniores con la vittoria di Emanuele Andreas Vittore, grande protagonista di questa stagione, il portacolori del Monte Tamaro, su Davide Toneatti, Emanuele Uez, Dario Cherchi e Andrea Colombo. Questi sono i primi cinque. Gara under 23, anche qui una gara che è stata contraddistinta da un quartetto, vale a dire Gioele De Cosmo, Alessio Agostinelli, Simone Avondetto e Yuri Zanotti. Nel finale Gioele De Cosmo scatta, stacca tutti, va a vincere questo meritatissimo titolo tricolore su Alessio Agostinelli e Simone Avondetto. Quarta posizione per Yuri Zanotti. In quinta poi Edoardo Xillo. Sintesi poi con la gara donne: qui abbiamo donne elite, donne under 23 e donne juniores, tre titoli da assegnare, con Martina Berta, che ha scelto, lei under 23, di correre con l'elite subito fin dall'inizio al comando. Martina Berta è andata via proprio nella prima discesa del giro di lancio, segue dietro all'inseguimento, la vediamo, Chiara Teocchi e Eva Lechner, quindi un terzetto del gruppo sportivo Esercito a comandare la gara al femminile. Per quanto riguarda la categoria elite, dietro vediamo Anna Oberparleiter con la Calvetti e con Giorgia Marchette. Giorgia Marchette, under 23, portacolori del team Rudy Project XCR, al comando appunto della categoria under. Questa è Martina Berta che sta andando veramente molto bene in Coppa del Mondo con le under. Eva Lechner reduce dal decimo posto in Coppa del Mondo alle Jazz, quindi Chiara Teocchi, ovviamente tutte e tre compagne d'arma al centro sportivo Esercito. Vediamo appunto la Marchette scendere a piedi questo tratto molto tecnico, un percorso molto duro. Pensate, le donne hanno corso circa un'ora e 15, in un'ora e 15 hanno fatto quasi 1000 metri di dislivello, quindi veramente tanta tanta roba. È veramente grandissima la prestazione di Martina Berta che già dalle prime tornate aveva circa un minuto e 15 di vantaggio nei confronti appunto delle dirette inseguitrici, vale a dire Eva Lechner e Chiara Teocchi. Eccola qui la Lechner, partita un po' in sordina, è andata a rimontare poi qualche una ventina di secondi nella parte centrale di corsa. Eva, che cercava di mantenere, lei che era campionessa uscente, un titolo tricolore che praticamente ha vestito per tantissimi anni, ma il nuovo corso vede appunto la vittoria di Martina Berta, che ora con questo titolo assoluto vestirà la maglia tricolore anche nelle prossime Coppe del Mondo e i campionati europei. In seconda posizione vediamo Eva Lechner, in terza Chiara Teocchi, in quarta per l'elite Serena Calvetti e in quinta Anna Oberparleiter. L'applauso e il sorriso di Chiara Teocchi per questo podio per quanto riguarda l'elite. Attendiamo ora di capire la situazione tra le under 23, dove è stato appunto un dominio quello di Giorgia Marchette. Eccola qua, in un'ora 18:31, in seconda posizione la compagna di squadra primo anno Giada Specia, quindi Greta Seivald, Angela Campanari e Francesca Saccu. Per quanto riguarda invece le donne junior, la vittoria è andata a Nicole Pesse, gradito ritorno anche per la Pesse, che aveva vestito il tricolore nelle categorie giovanili. Questo è il podio delle under 23 con Giorgia Marchette, con Giada Specia e con Greta Seivald. Andiamo ora alla gara clou, quella destinata agli elite. Qui la lotta sarà tra il campione in carica, vale a dire Gerhard Cashbaumer, e tutti gli altri, in primis i gemelli Braidot. Vediamo appunto, lo sappiamo, Luca rientrato da pochissimo dopo un infortunio, Daniele che sta andando molto molto bene anche in Coppa del Mondo, quindi Gioele Bertolini lo vediamo ora in quarta posizione, seguito da adesso attendiamo anche, eccolo qui, Andrea Tiberi, il compagno di squadra,
e Samuele Porro poi in sesta posizione. Samuele Porro, scusate, questo è Fabian Rabensteiner, la Trek che ha portato i suoi atleti appunto in gara, i maratoneti che normalmente appunto vediamo protagonisti nelle gare marathon. Davanti però Gerhard Kirschbaumer apre il grass a circa due giri dal termine. I gemelli Braidot devono solamente controllare per una posizione sul podio, quindi interessante anche vedere questo tratto di percorso molto molto tecnico. Gioele Bertolini si attesta per buona parte di gara in quarta posizione. Quindi vediamo scendere anche Andrea Tiberi, eccolo qua in quinta posizione. Quindi abbiamo due atleti del GS Carabinieri con Gerhard Kirschbaumer, Torpado Ursus sempre più lanciato verso la terza riconquista del titolo tricolore, lui che la scorsa settimana è arrivato in volata con sua maestà Nino Schurter in Coppa del Mondo all'Esges e sarà sicuramente un grande protagonista di questo finale di stagione. La settimana prossima ci sono i campionati europei cross country, quindi facciamo già un grande in bocca al lupo al CT Mirko Celestino, che ha veramente tante tante cartucce da giocare. E qui la grinta del bullo, Gioele Bertolini, quarto in questo campionato italiano, lui con la divisa dell'esercito, ma lo ricordiamo, è un portacolori della Santa Cruz, proprio come Andrea Tiberi, che adesso gira in quinta posizione. Subito dietro lo vediamo, c'è Samuele Porro, quindi Nicola Spetinà, Mirko Tabacchi, Michele Casagrande, eccolo qua, siamo proprio in addirittura finale con Gerhard Kirschbaumer, con Daniele Braidot e con Luca Braidot, lo ricordiamo, rientrato veramente da pochissimo tempo dopo un brutto infortunio. Si era slogato una mano, quindi buona anche la sua prestazione. Questa è l'arrivo trionfale di Gerhard Kirschbaumer, ancora lui il campione d'Italia per quanto riguarda la categoria degli Elite. Torpado Ursus, la sua squadra, un vantaggio superiore al minuto, tanto che ha voluto anche dare un segno anche di vicinanza a tutte le persone che sono venute a tifarlo qui a Lamosano di Chiesa dal Pago. In seconda posizione arriva Daniele Braidot con il gemello Luca subito dietro, ricordiamo sono tutti classe 91 questi ragazzi, quindi una generazione che guarda veramente in maniera positiva le prossime Olimpiadi di Tokyo. Speriamo appunto che ci sia la possibilità anche di avere una grande visibilità mediatica per questi ragazzi, perché se lo meritano proprio. In quarta posizione Gioele Bertolini a 2 minuti e 11, chiude la top 5 Andrea Tiberi della Santa Cruz in quinta posizione, segue Samuele Porro, quindi Nicola Spettinà, Mirko Tabacchi, Michele Casagrande e Lorenzo Pellegrini per i primi 10 di questo campionato italiano Elite. Con il podio Gerhard Kirschbaumer e due gemelli Braidot è tutto, un caro saluto dal Pago da Ilenia Lazzaro. Ben rientrati amici di Scratch, bellissima questa, l'ultima apparizione in campione italiano della Bianca. Sai cosa io organizzavo, no? Ho organizzato anche una gara di ciclocross, mi è piaciuto tantissimo. L'organizzatore, la prima cosa che fa quando chiama o i giornalisti o gli amici, abbiamo la Bianchi. Cioè a me questo, ti giuro, mi commuove tanto. Abbiamo la Bianchi. È come dire siamo San Siro. L'organizzatore è gratificato. Beh, insomma, lo dici a me che da 20 anni sono alla guida di questa squadra e l'amarezza è profonda.
Però ripeto, io spero che questo sia un ciclo che si chiude e magari fra qualche anno se ne riparta un altro con più spirito e magari anche più lungo. Massimo, tu sei un uomo nato per questo, non mi venire a dire che non stai pensando di poter fare qualcosa. Come dico io in America, facciamo qualcosa, no? È proprio, non lo dico in americano, se mi faccio ridere, però c'è proprio questo detto, fai qualcosa. Guarda, è una riflessione che sto facendo in questi giorni. Mi sono posto, dopo il campionato italiano, cerco di capire se si può mettere insieme un pool di sponsor per poter accompagnare questi ragazzi magari fino alla fine del 2020, poi insomma ognuno fare le sue scelte e scegliere la propria strada. Non nascondo che le difficoltà sono tante, perché quando tu hai un'azienda come la Bianchi, come dire, alle spalle, è chiaro che il mondo tra virgolette si apre, no? Certo. Quindi vedremo, non lo so, non voglio dire nulla di più perché è un'impresa difficile, ma se lo faccio, se lo farò, lo farò esclusivamente per questi tre ragazzi. Guarda, a me fai piangere il cuore. In Lendia ci va credibilità, tante volte noi abbiamo detto, quando uno va da uno sponsor, oppure deve soltanto parlare, declamare alcuni concetti, se hai credibilità porti a casa indipendentemente, perché uno può dire a parità di prodotto vale uno come l'altro, però chi ci mette la faccia ha bisogno di credibilità. In questo momento nel mondo del ciclismo ci sono pochi personaggi credibili veramente, io parlo, non dico di quelli non credibili, ma la credibilità ha il suo valore, uno come lui è credibile, penso che non abbia problemi. Assolutamente. Se vieni sì. In un'azienda come la tua o come quelle che tu gestisci in qualche maniera. Beh, assolutamente sì. Cioè, ci arriva Massimo Ghirotto, beh insomma non arriva Pinco Pallino. Pinco Pallino, sì, vero? Sì, sì, assolutamente, infatti io mi auguro che questo magari, che appunto questi ragazzi... Non li abbandoni, ma anche perché parliamo veramente di Stefan Tempié, di Nadir Coledani, di Chiara Teocchi, che sono comunque... Sono tre top player, ragazzi. Sono dei tre top player, sì, quindi sì. Assolutamente sì. Insomma. Detto io top player. Vabbè, io te l'ho detto bene, te l'ho ripetuto. Però adesso, dopo top player... Plan de Corones. Io te lo dicevo la piemontese, no? Andiamo col mountain bike marathon a Plan de Corones. Un'altra bella gara anche mamma questa, mia, con roba. Già il campione europeo nuovo, Massimo, Thiago Ferreira. Sai che adesso mi devo tirare sulle arie? Ti faccio le ali, anche prodotti. Questo weekend si è corso anche una delle gare anche più belle del panorama mountain bike marathon, la Kronplatz King MTB Marathon a Plan de Corones, una gara dura che ha visto tra l'altro la partecipazione del recente e freschissimo campione europeo Thiago Ferreira e di tanti bei nomi, in primis Alexei Medvedev, Maria Cristina Annisi, Esther Suss, insomma tanti tanti atleti reduci da tutte le gare marathon che abbiamo commentato nell'ultimo periodo. Ovviamente la campionessa d'Europa Mara Fumagalli sta affrontando un periodo di riposo, per gli uomini invece Alexei Medvedev ritornato qui a Plan de Corones dopo un periodo di vacanza. Davanti lo vediamo con Thiago Ferreira, con il Mattia Longa, Cristian Cominelli, José Díaz, Daniele Mensi, Roel Paulisten che corre praticamente in casa, Armin Dalvai, Marcus Kaufmann, il Berca Franz Kleist, insomma anche parecchi stranieri in questa gara marathon molto molto bella, che va appunto ad affrontare 73 km con 3250 metri di dislivello, e con la camera on board siamo proprio dietro a Daniele Mensi, che affronta questa discesa velocissima appunto giù per il plan. Per quanto riguarda invece la gara donne, dobbiamo appunto dire che al comando nella distanza marathon c'è Maria Cristina Nisi, la terza classificata dei campionati italiani di Aielli, dietro a lei è la svizzera Esther Suss,
vincitrice dell'edizione 2017, che cercava appunto la riconferma, ma ha trovato una grandissima Maria Cristina Nisi davanti. In terza posizione invece si attesta Chiara Burato, tra l'altro fresca vincitrice anche della Dolomiti Superbike per quanto riguarda il percorso corto. Due erano i percorsi da affrontare, qui stiamo vedendo appunto il marathon, 73 km, 3250 metri di dislivello, c'era anche poi il percorso classic di 49 km, 2130 metri di dislivello. Questa sarà, diciamo, una delle ultime marathon prima un po' della pausa. Lo ricordiamo, i campionati mondiali, grandissimo appuntamento, saranno in settembre, quindi quasi tutti i maratoneti a livello internazionale si stanno riposando per poi preparare l'ultima parte della stagione, l'ultima parte che vedrà non solo i mondiali marathon ma anche la Roc d'Azur e altre gare classiche. Tra l'altro l'abbiamo visto, abbiamo commentato prima i campionati italiani di Alpago, dove erano presenti parecchi maratoneti come Samuele Polo, come Fabian Rabensteiner, come Michele Casagrande, quindi questi atleti che alternano un po' anche appunto le varie discipline. Per quanto riguarda la gara classic, davanti Peter Menghetti del team Bike Innovation, in seconda posizione Michael Meyer, l'austriaco della Xentix Racing, in terza Michele Zordan della Metallurgica Veneta. Intanto vediamo gli atleti impegnati appunto in salita, tanti anche in Master al via. Per quanto riguarda la gara donne, nel Classic vince Clara Hirsch su Catherine Goyens e Alexander Oberholzer, quindi tante atlete anche straniere qui a Plan de Corones. L'arrivo di Thiago Ferreira con la bellissima maglia di campione europeo in carica, 3 ore 48 e 50, in seconda posizione a 1 minuto 56 Alexei Medved, che dovremo abituarci a vedere con la maglia del Cycle Tadei, in terza posizione il belga Frans Claers a 2 minuti e 29. Segue Mattia Longa e Cristian Cominelli per la top 5. Gara donne con Maria Cristina Nisi a vincere in 4 ore 44 e 28, a 3 minuti e 24 la svizzera Esther Suss, quindi in terza posizione Chiara Burato, quindi due italiane sul podio di questa marathon Kronplatz King MTB, eccola qua, la Burato in terza posizione. Con il podio femminile la vincitrice Maria Cristina Nisi. Un saluto da Plan de Corones, da Ilenia Lazzaro.
di sole si infittisce il mistero dei biker scomparsi. Le ricerche proseguono su tutti i versanti della valle. Ben ritrovati amici di Scratch, noi stiamo cercando anche di far risorgere dalle ceneri di una veramente di un passato glorioso del velodromo Rino Mercante, con delle piccole chicche, grazie a Gianni Dal Santo stiamo dando una mano, perché il velodromo Rino Mercante è il velodromo dei mondiali. Abbiamo preparato una piccola clip dove gli allievi e gli esordienti muoveranno i primi passi per poter esaudire i loro sogni. Abbiamo sempre detto che smettere di sognare è come smettere di vivere, e quindi questa breve clip dal velodromo dei sogni, dei miei sogni, ma anche di tantissimi tantissimi corridori. Tutti in pista, siamo a Bassano del Grappa, quindi con tante gare riservate agli esordienti, chiaramente anche agli allievi, donne e uomini. Insomma, chicca di Sergio Bianchetto. La prima gara che andiamo a proporvi è l'Antiochegna, dove Cappelletti Aurora della Officina Alberti Valdillasi vince su Scaravato Asia Faustini Sara. Dopo l'Antiochegna andiamo a vedere la gara della corsa a punti esordienti, dove dopo tantissime, tantissime volate va a vincere questa bellissima gara Mattia Negrente della Bruno Gaiga, regolando così Raimond Dan, Tortella Andrea, Rossi Leonardo, Bondani Riccardo e Cremasco Giovanni. Questa è la top 6, i primi 6 di questa corsa a punti. Andiamo alla grande con l'allievi corsa a punti maschi. Florian Riccardo, dopo aver ipotecato nelle prime volate la corsa a punti con punteggio ogni 5 giri 5-3-2-1, mette tanto fieno nella sua stalla e va a vincere la corsa a punti regolando Bettarello Andrea, compagno di squadra, quindi Borgo Bolino, Rinascita Ormelle. Pasette Anthony della Sprindidor si piazza al terzo posto, Edoardo Zamperini della Alberti va in quarta e Fracaro Giacomo della Postumia in quinta, Toniolo Gabriele della Associazione Dilettantistica Ucci Mirano. Ricordiamo, un grande interprete di questo era proprio l'amore. Non perdete mai i vostri sogni, continuate a pensarci e a realizzarli. Da Bassano del Grappa è tutto, l'appuntamento con le prossime gare nell'anello magico dei mondiali dell'85.
Ben rientrati, avanzate ancora una clip. Non so se tu hai mai sentito parlare del velodromo Rino Mercante. Insomma. Di Bassano? Di Bassano. Ma c'è anche corso. Lo so che c'hai anche corso, perché io te lo dico. Ho fatto insomma dei criterium da professionista. Certo. E quindi divertente. Lo vediamo mal ridotto, sto cercando di sensibilizzare la gente a dire quello è un velodromo ancora attuale, ci si può ancora allenare. Ma anche i biker sento che cominciano ad andare in pista a fare muscolo. Sentendo, mi pare, chi è stato. Marco Aurelio è stato uno dei primi dopo. Potrebbe essere ancora utile per mettere su chilometri, muscolatura. Guarda, la pista ti insegna, come dire, la scaltrezza. No? E io il colpo d'occhio. Il colpo d'occhio deve essere immediato, perché lì giri con lo scatto fisso, quindi non hai mica tempo di frenare. Io mi ricordo, ho fatto una 6 giorni di Padova, arrivai secondo, e quell'esperienza me la sono sempre portata avanti da professionista. Me la ricordavo veramente molto. Però hai toccato un tasto importante, perché la multidisciplinarità, questa parola che bisogna stare attenti anche a pronunciarla, io ci credo molto, perché i ragazzi piccoli e un po' più grandi imparano. Io uso sempre un termine, non la memoria nelle gambe, poi me lo ciuleranno, vabbè, non importa, ci hanno ciulato tanti quella roba. Comunque, la memoria nelle gambe è importante. Ti spiego, come nel calcio, sai, quelli che giocano a calcio adesso, sono tutti bravi, non si può dire che i giocatori oggi non siano bravi, ma non c'è più la creatività di quelli che giocavano in mezzo alla strada, che avevano una memoria nelle gambe, far cose, numeri pazzeschi, e anche nella bicicletta è la stessa cosa, sono tutti abbottonati, molto precisi, e non vedi più quel fenomeno che ti fa sognare. Sognare è una bella parola, prima l'hai citata e mi ha ricordato quelli che erano i miei sogni, però volevo aggiungere un'altra cosa, no? Adesso c'è un fenomeno che si chiama Van der Poel, questo qua è campione del mondo di ciclocross, vince le prove di Coppa del Mondo, domenica sarà la partenza del campionato europeo e si scontrerà col nostro Gerhard Kersbaumer, e poi ti vince anche l'Amstel Gold Race facendo un numero pazzesco. È vero che parliamo di un fenomeno, però l'esempio, il sogno è quello. Sì, ma ragazzi, non ci sono i fenomeni, a che ci ispiriamo? Esatto. Ai pagliacci? Dai, non ne parliamo proprio. Sestriere, Colle delle Finestre, Christian Bon, io ti voglio bene, sei un grande. Ha lavorato come un pazzo. Ha fatto 27 video in un weekend. Un pazzo. Beh, insomma, te la dedichiamo tutto, Christian, veramente, perché poi ci sentiamo, ti piace la clip, eccetera. E anche qua, ha fatto passione. Abbiamo contato che ha prodotto più clip che non in Danimarca in mondiali di ciclocross. Incredibile. Bravissimo. Te la dedichiamo tutta, Christian, a te e alla tua bella famiglia. Il fondo più alta d'Europa piace e gli oltre 1800 iscritti ne sono la conferma. La Gran Fondo Sestriere Colle delle Finestre ha colpito nel segno. L'ultima prova del circuito Coppa Piemonte, che chiude questa straordinaria edizione 2019 del più prestigioso e partecipato circuito, era anche valida quale prova del prestigio. È piaciuta tantissimo la nuova location di partenza, Sestriere Borgata, un nastro d'asfalto immerso nel verde delle montagne olimpiche. Le immagini di apertura appunto si riferiscono alla partenza, vediamo i diversi protagonisti di questa prova con le maglie di leader delle diverse categorie del circuito Coppa Piemonte. Abbiamo visto Michele Rezzani, Barbara Zambotti, Elisa Parracone, ricordo vincitrice della prova a cronometro della leggendaria Charlie Gaul, ma abbiamo visto anche nelle
prime posizioni Jacopo Mosca della D'Amico UM Tools, professionista cuneese di Savigliano, che nel 2017 si è aggiudicato il Tour of Hainan. Davide Rebellin, ricordiamo che nella settimana che ha preceduto la Gran Fondo si è svolto il Rebel Camp, e Giulia Di Maio, la giornalista della testata Tutto Bici Web. Sono questi tre ospiti a guidare il gruppo dei partecipanti, come già sottolineato, oltre 1800 le iscrizioni a questa straordinaria manifestazione. La salita, si parte subito in salita verso Sestriere, 3 km e 800 metri da affrontare, il primo chilometro abbastanza impegnativo. Questa modifica è voluta dal comitato organizzatore guidato dal presidente Alessandro Capella per allungare il gruppo prima che affronti i 45 km in discesa verso l'abitato di Susa. Questo naturalmente permette ai ciclisti di pedalare nel lungo tratto in discesa con maggior sicurezza. Imponente il servizio d'ordine predisposto dal comitato organizzatore lungo tutto il tracciato e in particolar modo lungo i 45 chilometri di discesa. Intanto andiamo con le immagini, ciclisti che stanno salendo verso l'abitato di Sestriere. A guidare è Fino della team MP Filtri, il compagno di squadra del dorsale 1 Paolo Castelnuovo. Paolo Castelnuovo, che è colui che punta al secondo successo consecutivo in questa Gran Fondo Sestriere Colle delle Finestre. Ma intanto attenzione, perché ha allungato Paolo Castelnuovo. Stefano Bonanomi è al suo inseguimento, i due sono compagni di squadra. Paolo Castelnuovo ha deciso di lanciare la rasoiata che gli ha permesso di portarsi saldamente al comando, inseguito dal suo compagno di squadra. Stavamo parlando di Damiano Lenzi, vincitore della Coppa del Mondo nelle stagioni 2014-2015, per lui in tutto 9 medaglie in Coppa del Mondo. Ha vinto la Coppa del Mondo specialità vertical nel 2014, Coppa del Mondo specialità tandem nel 2015, lo vediamo inquadrato in questo momento. Mondiali di sci alpinismo, 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi per lui. Campionato europeo di sci alpinismo, 1 oro e 2 bronzi. Ha partecipato a diverse gare di Coppa del Mondo sci alpinismo, 12 podi, 5 d'oro, 4 argenti e 3 bronzi per questo straordinario sciatore che ama anche il ciclismo. L'epilogo della salita del Colle delle Finestre transita per primo Paolo Castelnuovo, lo vediamo inquadrato in questo momento. Castelnuovo tra poco inizierà la discesa per poi tornare a salire verso Sestriere. Al secondo posto è transitato Damiano Lenzi, in questo momento transita Fabio Cini della Cicli Copparo, il toscano della Cicli Copparo che è stato protagonista di un'ottima prima parte di stagione, cogliendo numerosi piazzamenti e anche qualche successo. Ancora le immagini sul portacolori della team MP Filtri che termina la scalata del Colle delle Finestre. Abbiamo visto anche transitare per la team De Rosa Santini Davide Busuito, un altro ottimo ciclista e protagonista di diverse manifestazioni, e in questo momento è transitato Davide Rebellin che non ha risparmiato energie per misurarsi con gli amatori presenti a questa Gran Fondo. Naturalmente il suo obiettivo era solo ed esclusivamente quello di divertirsi.
Immagini che valgono una partecipazione a questa Gran Fondo Sestriere Colle delle Finestre grazie all'ausilio del drone. Vediamo i diversi partecipanti affrontare chi gli ultimi tornanti, chi ancora laggiù, la salita, il tratto in sterrato deve iniziarla. Fabio Cini ha raggiunto dunque Paolo Castelnuovo, i due si parlano a lungo, vedremo se Fabio Cini andrà a cogliere il secondo successo consecutivo nel medio fondo oppure si misurerà con Paolo Castelnuovo sino alle battute finali in questa Gran Fondo Sestriere Colle delle Finestre. Sono due corridori che si equivalgono in certe situazioni ed infatti Fabio Cini segue la svolta a destra per raggiungere Piazza Fraiteve, mentre invece Paolo Castelnuovo si proietta verso la discesa che lo porterà a Cesana. Uno scambio di saluti tra i due, il rispetto tra due ciclisti che hanno compiuto una fatica, che si sono misurati lungo la salita del Colle delle Finestre. Paolo Castelnuovo l'ha vissuta da leader assoluto, Fabio Cini ha dimostrato di non essere da meno e lo ha raggiunto all'apice di questa prova in quel di Sestriere ed ora va a conquistare il secondo successo consecutivo nella medio fondo Sestriere Colle delle Finestre, un successo meritato per il corridore toscano. Più tardi lo sentiremo versare anche qualche lacrima dopo la lunga fatica, voleva questa vittoria e è arrivata. Il secondo posto per lo sfortunato Damiano Lenzi, sci alpinista, abbiamo già elencato in precedenza i suoi successi, taglia invece il traguardo in questo momento il terzo classificato Zonta, mentre si va a comporre il podio del medio fondo. Vedete ancora l'emozione sul viso di Fabio Cini che va a cogliere questa importante affermazione. Ora l'arrivo di Simona Parente, la campionessa europea, che va a cogliere così il successo al femminile. Simona Parente, piemontese, che ha dichiarato nelle fasi che precedevano la partenza di non aver scalato mai il Colle delle Finestre e dunque per lei è stata la prima volta. Al terzo posto una che è ormai considerata la regina delle Gran Fondo, Olga Cappiello della Team De Rosa Santini, ed eccolo il milanese Paolo Castelnuovo che va a cogliere la seconda affermazione consecutiva in questa Gran Fondo Sestriere Colle delle Finestre che chiude il circuito Coppa Piemonte. Tante emozioni, tanto sudore, tanta fatica, tanta polvere lungo il Colle delle Finestre, alle sue spalle i compagni di squadra che vanno a completare il podio griffato MP Filtri per la prima volta nella storia di questa manifestazione, un podio monocolore con Fino e l'altro compagno di squadra di Castelnuovo Bonanomi. Intanto invece va a conquistare il successo nella Gran Fondo al femminile Manuela Sonzogni, la scalatrice bergamasca già vincitrice di 4 Gran Fondo Gimondi nel 2014 a Gento al Mondiale UCI di Lubiana, è salita sul gradino più alto del podio.
davanti ad Annalisa Prato ed Elisa Parraconi. The skies are blue, and this is Julian Alaphilippe, without doubt one of the world's best climbers, and what a season this man is having. He's really working hard at this one. He's obviously in pain, and he's in trouble. Hey, bonjour, Julian. Comment allez-vous? I can smell the cheese, I can hear the birds, and I can also see the finish. It's as if the world is completely flat. Ben rientrati, siamo in chiusura. Io, Massimo, ti devo salutare con la speranza che anche chi è presente qua, ma anche chi è presente nei nostri teleschermi che ci segue con passione, anche sono molto grato io ai tanti telespettatori che seguono, non di lanciare un appello, ma di riprendere quello che abbiamo detto in apertura, che creare uomini è difficile, abbandonarli è stupido. E quindi mi piacerebbe che se ne potesse riparlare e spero che tu possa veramente realizzare il tuo sogno, che adesso è un altro obiettivo, no? Beh, guarda, io veramente vi ringrazio di cuore, perché averne parlato comunque può anche aprire una piccola strada. Quindi onore a voi e a questa bella trasmissione, che parlate veramente di ciclismo, parlate di passione, parlate di sport e parlate di umanità. È una cosa che comunque... è bella. E manca. Una volta era retorica, adesso è diventata urgenza, Irina. Abbiamo detto, con Samanica, tutti quanti i fenomeni, e si fanno i seri, si fanno le dirette web, e quelle che fanno le dirette. Ce l'ha proprio qui. Ma ce l'ho, ma sai perché? Ce l'ha a morte, ma perché? Io dico, perché lui non è capace di fare. Si fa un culo così, dalla mattina alla sera, perché poi dopo, parliamoci chiaro, vinci, ma la vittoria è inutile. Ma guardiamo cosa hanno fatto prima di arrivare alla vittoria. Cioè, quando uno si allena bene, ma non soltanto nel ciclismo, ma anche nella vita, non devi far altro che nella gara andare a ritirare il trofeo di quello che tu hai fatto. Quindi non è... E vedo che quelli là, dopo 3 minuti, si credono tutti quanti, non lo so, Zichichi, Pippo Baudo, Fiorello, ma andate a cagare. Nicola, deve prenderne atto. Con i social non si vince, ma si aiutano a essere vincenti. Mettiamola così. Ilenia, io ti ringrazio per la tua dolce presenza, bellissimo il vestito. Ma scusami, ma ti stai montando la testa? Cioè, ma vedi, eri un brutto natroccolo, grazie, è vero? Grazie, brutto natroccolo. E adesso è diventata una top model. Beh, insomma, settimana prossima ci stupirà ancora con effetti speciali, è vero. Diamo l'appuntamento alla Bassano Montegrappa, ricordiamoci, partenza a Piazza Libertà Bassano alle ore 10, poi circuito cittadino, così, per snocciolare qualche traguardo volante, ma poi attenzione, 27 km passa per arrivare a Cima Grappa, Monte Sacro alla Patria. Sono di quelle gare che bisogna scrivere sul calendario, ricordarsi che vanno in onda e partecipare. A settimana prossima.